Due anni fa, all'uscita della prima parte di It, adattamento del monumentale romanzo di Stephen King del 1985, mi è scattata una certa resistenza, alla chiave di questa nuova versione firmata dal regista Andy Muschietti. La forza del romanzo è, almeno per me, nell'intreccio dei due piani temporali, il passato dei protagonisti da ragazzini in quella lontana, nodale estate della loro vita, con il presente degli stessi protagonisti ormai adulti. Muschietti ha invece deciso di dedicare il primo atto al passato e questo secondo atto al presente, con una divisione netta, certo più pratica, ma che un po' disperde quella qualità. Dalle rare scene di It capitolo 2, in cui i piani temporali sono effettivamente mescolati, si riceve la conferma di quanto l'essenza profonda di It sia nello struggente cortocircuito tra passato e presente. It è sì un'esperienza horror, ma liquidarla nella minaccia iconica di Pennywise significa sminuire la forza dei suoi contenuti. Mai come in It, il male e l'orrore sono da intendersi in senso lato. L'entità sovrannaturale trova terreno fertile nel lato oscuro dell'essere umano. Frustrazione, abusi sessuali, bullismo, violenza, discriminazione, ignoranza, in un'evoluzione sociale che forse non è mai neanche iniziata. E c'è forse qualcosa di più straziante, l'idea che l'orrore sia anche nella condanna dell'essere umano all'affrontare il tempo che scorre inesorabilmente verso la dissoluzione. Se non c'è posto per consolazioni religiose, amore e amicizia, puri istintivi come quelli in età infantile e in età adolescenziale, sono l'unico palliativo a un incubo dove altrimenti si diventa facili prede di Pennywise. Ecco, a parte il limite della divisione temporale netta di cui parlavo e gli inevitabili tagli, questa angoscia arriva con un casting dei perdenti adulti efficace, a cominciare da James McAvoy per Bill e finendo con l'inquietudine di Jessica Chastain per Bev, e c'è anche una bella costruzione delle scene gore. It si conferma più efficace del vecchio sceneggiato TV del 1990 nell'abbracciare il sadismo visionario e beffardo di King. C'è uno slancio che ricorda quello di Le ali della libertà e Stand by Me. Erano film migliori? Sì, ma erano anche adattamenti più semplici di questo qui. Onore al merito.